È un grande valore e non tutti possono accedere al lavoro. Non dimentichiamoci che ci sono delle persone alla ricerca del lavoro. Anche in Veneto, noi siamo quelli con minor disoccupazione, al 6,6%. Quindi noi a livello nazionale siamo i migliori per occupazione. Però è pur vero che anche in Veneto delle persone cercano lavoro. Penso alla disoccupazione intellettuale, giovanile, penso agli over 50 che escono dai processi produttivi e non riescono a rientrarvi, ma penso anche che il lavoro, essere questo valore e dare stabilità sociale, psicologica, familiare, tutto quello che volete, ci induce anche un altro ragionamento, che è quello della sicurezza nel lavoro. In una regione dove ci sono 600.000 partite IVA e quindi si lavora tanto, ci si dà tanto da fare, abbiamo ancora infortuni sul lavoro, morti sul lavoro. Non voglio drammatizzare e far passare il Veneto come il Veneto delle morti, però è pur vero che dobbiamo ancora lavorare su questo fronte. Hanno ragione le parti sociali quando hanno posto la questione l'anno scorso, stiamo lavorando assieme a loro, è un problema culturale, è un problema di approccio preventivo, è un problema di certezza di sicurezza nel posto di lavoro. Insomma, si lavora a 360 gradi con la formazione, con tutto quello che è, con i finanziamenti, con dei controllori mal di spesa che diventino anche dei consulenti, che non vadano solo a fare i verbali a fine, ma magari diventino consulenti delle nostre Ma imprese. guardi, Il tavolo non è più stato convocato, ma le azioni si sono fatte. E penso che questo sia positivo, cioè qualcosa è assolutamente cambiato e si va in questa direzione. Poi se le parti sociali chiedono di essere audite, in qualsiasi momento ci chiedono di essere convocate, noi le convochiamo, ma un incontro non si è mai negato a nessuno in regione.